non c'era bisogno di parlare. Stava un po' lì e poi pian piano questo posto sconosciuto anche oggi, quando poi questo luogo negli anni ha preso forma, il nostro appuntamento è diventato importante. Quando ho pensato, dopo la mia esperienza di ragazza che invece di partire col treno per andare a Celle Ligure, partì col treno per andare ad Auschwitz, nell'indifferenza generale, che fu veramente un silenzio colpevole, un silenzio indimenticabile nella sua indifferenza. Per arrivare a quel binario, per arrivare a quei vagoni che non sono folcloristici come qualcuno ha osato dire, quando ognuno era come un sigillo, di noi ciascuno reca l'impronta dell'amico incontrato per via, in ognuno la traccia di ognuno.